Dunque, oggi dobbiamo terminare l'esercizio che avevamo iniziato martedì in tutta completezza sul diagramma di casi d'uso relativo all'esercizio di laboratorio 4. Dopodiché vorrei andare avanti sui casi d'uso nella prima ora e nella seconda ora invece magari dedicarla a un esercizio nuovo, diverso, a modi di esercitazione che cominceremo oggi e eventualmente finiremo la settimana prossima, un po' come abbiamo fatto in laboratorio, cioè un esercizio riepilogativo in cui prendiamo un testo e svolgiamo le varie parti. Un po' diverso in modo che abbia l'esercizio che ho scelto, il tecnico del come sempre, in cui però si vedono diversi attori effettivamente che lavorano in modo quasi paritario, mentre qua c'è un attore che lavora e altri che sono essenzialmente di contorno. Va bene, eravamo arrivati la volta scorsa a discutere su quali fossero, vabbè, i casi d'uso dell'atleta, la parte di iscrizione. Dov'è? Apri. Ah sì, l'avevamo già. Era questo, no? Quello che... Sì. Dove ho finito? Sì, 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 questo. Quindi, scusate, ho avuto un attimo di cedimento di memoria, ci manca la parte sul giunce, cioè, cosa manca? Allora, sul ciclo di vita della gara avevamo l'atleta che abbiamo detto interagisce col sito solamente nel momento in cui si iscrive. Dopodiché interagisce solamente col personale di gara, poi con gli addetti essenzialmente, ma mai direttamente col sistema informativo. Quindi l'azione di convalidare la presenza presso l'area di partenza delle gare, no? Che viene fatta dall'addetto, l'addetto faceva due cose nella fase di partenza. Una faceva accomodare le persone nell'area giusta, e questo il sistema informativo non c'entra, e due, registrava nel sistema l'avvenuta presenza dell'atleta, quindi questo atleta oltre ad essersi prenotato magari giorni fa, oggi è presente. Poi lo stesso addetto, o magari sono le stesse persone che poi si spostano, oppure altre persone magari hanno lo stesso ruolo, saranno dislocate nei vari punti della gara e semplicemente registreranno i passaggi. Registrare il passaggio vuol dire che nel momento in cui l'atleta passa registra il fatto che il pettorale 47 è passato in questo istante, oppure eventualmente può registrare delle anomalie, nel senso che l'atleta quando arriva a un punto di controllo può abbandonare, oppure nella versione che avevate in laboratorio non c'era, ma nella versione di questo esercizio che avevamo dato sul tempo come testo d'esame, che era un pochino più articolata, l'addetto poteva anche segnalare eventuali ammonizioni, no? Al guidatore perché magari è saltato un passaggio oppure si è fatto aiutare, e chi lo sa. Faccio questa digressione perché nel momento in cui l'addetto vede arrivare un corridore e quindi dice adesso devo registrare il suo passaggio, lui non sa ancora, l'addetto, se questo corridore effettivamente passa e basta, oppure arriva lì, si ferma e dice no, non ce la faccio più, abbandono, oppure nel momento in cui passa davanti si accorge che ha commesso un'irregolarità nel registro. Quindi non posso mettere casi d'uso diversi, no? Cioè, quando un attore può svolgere in un certo contesto varie operazioni, queste possono corrispondere a casi d'uso diversi quando l'intenzione iniziale poteva essere diversa. Quando lui, l'addetto, decide di compiere azioni diverse. Se invece l'addetto decide di compiere un'azione, poi questa azione magari internamente non va a buon fine perché si accorge di qualche cosa, perché quando il corridore passa di davanti deve essere, diciamo, si sta abbandonando, lui ha iniziato il caduto con l'intenzione di registrare un passaggio, ma poi questo non avrà successo perché non riuscirà a registrare il passaggio. E quindi non stiamo facendo casi di uso diversi. Alla fine, dal punto di vista del processo, stiamo dicendo che quando un
atleta passa di fronte a un addetto, l'addetto può fare una tra più cose. Può registrare il passaggio, può registrare l'abbandono, può registrare, diciamo così, l'ammonizione. Questo dal punto di vista del sistema. Il sistema si deve predisporre per tutte e tre le cose. Ma l'addetto, nel momento in cui inizia, nel momento in cui, cioè, magari avrà un tablet in mano, lo sblocca perché vede arrivare un corridore, lui lo sblocca sapendo già se deve registrare il passaggio o l'abbandono? Allora, se sì, allora sono due casi d'uso diversi. Se no, come in questo esempio, allora è un caso d'uso unico che a un certo punto internamente si biforcherà. E oggi più tardi vedremo come fare a descrivere questo. O al limite, nel caso in cui questa biforcazione sia particolarmente ponderosa, diventa poi un'estensione, un caso d'uso che si estende in un altro. Dopodiché gli addetti non fanno altro, perché quindi gli addetti si preoccupano dell'inizio gara, del durante gara, e poi ci sono i giudici che si occupano del fine gara. No? E i giudici fanno, quindi sono un tipo di attore diverso, attore giudice. E cosa fanno i giudici? Alla fine essenzialmente fanno due operazioni, se ricordo bene il testo. Una è registrare l'arrivo del corridore, dell'atleta. E quindi questa è un'azione che viene fatta, questo è un caso d'uso che viene svolto una volta per ogni atleta, ammesso che questo arrivi al fondo. E poi un'azione separata, che viene fatta una volta sola, alla fine, dopo che siano arrivati tutti, è quella di pubblicare la graduatoria. Giusto? A queste due parti. Pubblicare la graduatoria ovviamente che comprende eventualmente eliminare chi ha abbandonato o chi eventualmente avesse ricevuto il numero di ammonizioni, eccetera, ma quella è la fase ultima. Allora, sicuramente quindi c'è un caso d'uso che è il giudice registra l'arrivo, e di nuovo questo è un caso d'uso in cui c'è l'attore primario giudice e l'atleta è invisibile, nel senso che non è un attore secondario, un attore di supporto, perché l'atleta nel passaggio d'arrivo non interagisce direttamente col sistema informativo, ci pensa il giudice. E poi c'è la creazione e pubblicazione della graduatoria. Allora, noi possiamo, a seconda di come leggiamo il testo, lo possiamo secondo me intendere come un momento unico o due momenti diversi. Due momenti diversi potrebbero essere un caso d'uso, il giudice prepara la graduatoria, separato da un altro momento in cui il giudice pubblica la graduatoria, quindi la rende visibile a tutti. Oppure possiamo pensare che avvenga tutto contestualmente, quindi lui nel momento in cui la salva, automaticamente lo conferma, automaticamente va online. A seconda di come leggete le ultime due righe del testo, vi può venire in mente uno scenario piuttosto che l'altro. Non ci cambia molto, significa che il giudice prima, abbiamo detto, prepara la graduatoria. Oh, non è che si mette lui a mano a fare il conto dei minuti e dei secondi, sarà il sistema che gli predispone già la graduatoria, lui eventualmente va ad applicare dell'espulsione, delle anomalie, eccetera, la verifica e poi la salva. Quindi questo prepara è quasi esagerato dal punto di vista del verbo da attribuire al giudice. E, però il giudice ha l'obiettivo di preparare la graduatoria e alla fine il giudice pubblica la graduatoria. Quindi questo potrebbe farci capire che la preparare la graduatoria potrebbe essere eventualmente questa azione ripetuta più volte. Ah, lo guardo, ovviamente viene ripetuto, viene iniziato dopo che sono arrivati tutti, ma poi io posso applicare delle cose, poi mi arriva delle altre informazioni, capisco che tizio in realtà si è fatto sostituire dal suo gemello a metà gara e allora devo cancellarlo però sono informazioni che non avevo e potrei rivedere questa cosa più volte e poi a un certo punto lo chiudo e tutto lo pubblico. Una possibile interpretazione. Poi qui non ci viene detto chi è che va a vederla questa graduatoria, probabilmente è pubblica, verrà pubblicata sul sito che tutti possono vedere, quindi se volessimo vedere anche l'azione di consultazione della graduatoria dovremmo aggiungere un utente generico, un attore anonimo, perché
non è. Poi voi dite sì, ma in realtà è l'atleta che va a vedere la Grotoria. Allora, se ci fosse, tanto per ragionamento, un'attività del tipo visualizza gradatoria e noi la modelliamo così, l'atleta visualizza la gradatoria, stiamo dicendo che solo gli atleti che hanno partecipato a questa gara possono visualizzare questa gradatoria, che non è ciò che vogliamo dire. Noi vogliamo dire che la gradatoria è pubblica. Quindi possiamo, è più corretto pensare a un attore anonimo, generico, che può visualizzare la gradatoria. Che poi noi sappiamo che il 90% saranno gli atleti, o magari i familiari degli atleti, gli amici o i giornalisti, cioè noi sappiamo già che saranno alcuni utenti piuttosto che altri a compiere questa azione. È un'informazione in più, che però in realtà il sistema informativo non serve. Con questa linea il sistema informativo stiamo dicendo blocca, vincola l'esecuzione di questo caso d'uso ai soli utenti che sono stati registrati nel sistema con la qualifica di atleta, che non è colpa. Cioè è una funzione che il sistema informativo offre, ma l'associazione che facciamo di questa funzione agli attori dice, sono sempre restrizioni, no? Dice quali sono i sottoinsiemi di categorie, gli unici che possono attivare quella funzione. Quindi questo non ha senso. Ovviamente se volessimo proprio essere pignoli potremmo dire che un atleta ovviamente è un tipo di utente anonimo, ma anche l'addetto, ma anche il giudice, ma direi che è talmente scontato che non è neanche il caso di specificarlo. Ok? Dopodiché, alcuni di questi casi d'uso sono banali, tipo visualizza la gradatoria, vado in una pagina, vedo dei numeri, dei nomi. Altri invece sono un pochino più articolati, sia quello ad esempio di registrazione, iscriverti alla gara, rifornire dei dati, eccetera. Magari sono fatti una certa serie di passaggi, e poi alla fine se i passaggi vanno a buon fine tu sei iscritto alla gara e il sistema ti dà il numero di pettorale, oppure come dicevamo registra il passaggio, possono succedere diverse cose sul momento che cambiano il tipo di informazione che viene registrata. Allora, questa informazione che ho detto adesso a voce, dove le scrivo? Come faccio a specificarle? Allora, a questo serve la descrizione dettagliata, narrativa, noi usiamo il termine, del singolo caso d'uso. Cioè questi casi d'uso, il diagramma di caso d'uso ci dà, a livello di user goal, no? Ci dà una vista d'insieme di quelle che sono le funzioni dell'utente, accessibili, attivabili dai vari tipi di attori. Però non ci dice nel dettaglio come funzionano, che cosa può succedere o che cosa può andare storto nel raggiungimento di questo obiettivo. Per far questo abbiamo bisogno di una descrizione di dettaglio di come si svolge il caso d'uso. Questo lo facciamo, ci sono tanti modi di farlo, quello che abbiamo scelto di adottare è una descrizione cosiddetta narrativa. Una possibilità potrebbe essere, no, semplicemente di fare una descrizione sintetica, qualche frase, un paio di paragrafi di testo che spiegano che cosa succede lì dentro. È una forma, no? In alcuni casi si usa questa tipologia di descrizione, che però rischia spesso di essere un po' ambigua, no? Allora quello che noi scegliamo di fare è adottare un template, un modello che ci aiuti a scrivere questi pochi paragrafi di testo che scrivono cosa succede in modo più strutturato, più sintetico, cioè meno parole più informazioni. E questo modello che abbiamo copiato da questi signori di cui ci sono citati il link su cui trovate gli articoli che hanno proposto questo modello, e noi piaciuto abbiamo deciso di prenderlo,
questo signor Cockburn ha proposto questo template, l'ha chiamato fully dressed, cioè ben vestito completamente, cioè con tutte le informazioni che servono. Quindi non è un template alla buona semplice, ma è un template completo dal punto di vista dell'informazione. Infatti vedremo che contiene diversi campi che non sempre ci interessano, però è il caso generale. Questo template è basato su la descrizione dell'interazione tra attore e caso d'uso con una colonna, quindi una serie di dati uno sotto l'altro, di fatto un elenco puntato o qualcosa di più, nel quale in un certo punto descriviamo la sequenza di interazioni che avviene effettivamente tra utente e sistema. E questa sequenza è una sequenza numerata, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, dove però questa numerazione ovviamente deve prevedere delle deviazioni di percorso, e quindi impareremo come questi signori ci propongono di applicare questa numerazione. E quindi avremo i numeri per indicare i passi e poi delle lettere per indicare le varianti alternative che possono succedere in quel passo. Ma vabbè, lo vediamo poi nel dettaglio. Allora, quali sono i campi di questo template, di questo modello, di questa narrativa? Allora, il primo campo è il titolo, use case. Quindi, di fatto, noi se arriviamo a una narrativa partendo dal diagramma di casi d'uso, stiamo descrivendo qui un singolo caso d'uso e quindi nel nome ci sta esattamente lo stesso nome che avevamo nel diagramma, il nome del caso d'uso a livello di ergonomia. Il secondo campo, lo scope, è l'ambito. L'ambito all'interno del quale questo caso di studio si deve svolgere. Per cui, essendo un sistema semplice, piccolo, l'ambito è il sistema informativo, tutto. Però se stiamo parlando di sistema informativo, magari, di nuovo, di grandi dimensioni, l'ambito può essere, non so, una funzionalità nell'applicazione client, una funzionalità nell'applicazione web, la funzionalità nella parte di sicurezza dell'applicazione server, la funzionalità eccetera eccetera, andiamo a identificare qual è nello scopo, qual è il componente hardware o hardware software dell'architettura di sistema che garantirà lo sviluppo di quella di questo caso d'uso. Per dirla molto semplice, ad esempio, se un sistema fatto di una parte web e una parte mobile, quel caso d'uso dove sta? No? In quale parte deve essere implementato? Se il sistema è molto semplice e non ha un'architettura particolarmente articolata, questo scopo è inteso, è il sistema informativo stesso. Livello del caso d'uso. Stiamo creando un template del caso d'uso a livello summary, a livello goal o a livello sub function. Vabbè, questi sappiamo già cosa dire. Per noi, nel 99% dei casi, ci cimenteremo in questo esercizio di creare il template solamente per i casi d'uso a livello di user goal. Poi c'è un campo che specifica l'obiettivo che si dà all'utente. C'è il motivo per cui l'utente decide di imbarcarsi in una sequenza di interazioni col sistema che stiamo per descrivere. È un campo che è chiamato intention context, cioè l'intenzione dell'attore primario messa nel contesto specifico dell'azione che sta per fare. Ok? Quindi il perché, se ti chiedessi ma perché stai facendo, perché hai acceso il computer e tu mi stai rispondendo perché voglio guardare un film, quella è la tua intenzione, che poi cerchi di raggiungere interagendo col sistema, mi ricordo la password, ho pagato Netflix oppure mi sono dimenticato eccetera eccetera, e allora poi ci riesco oppure non ci riesco, e ci riesco in un certo modo o in un altro. Quindi questo viene chiamato intenzione, è quello che chiamavamo obiettivo, alla fine è la stessa cosa. Perché lo voglio fare? Che cosa voglio raggiungere? Che cosa voglio ottenere? Visto dal punto di vista dell'attore primario, che ovviamente è l'altro campo che dobbiamo specificare. Ma in realtà noi ce l'abbiamo già, perché visto che stiamo partendo dal diagramma dei casi d'uso, l'attore primario già ce l'abbiamo, è già noto. Quindi l'intenzione è l'intenzione di questo attore primario.
Poi nei rari casi in cui sarà necessario avremo anche l'indicazione di eventuali attori di supporto, se ci sono. L'asterisco vuol dire che sono campi che spesso sono assenti perché non sono necessari. Quelli senza asterisco tendono a essere sempre presenti. Diciamo, consideriamo obbligatori, mentre quelli con asterisco sono facoltativi, solo se ci serve. Poi un altro campo da descrivere è quello dell'interesse degli stakeholder. Allora, già lo dicevamo prima, settimana scorsa, che il fatto che il sistema informativo svolga certe funzioni crea dei benefici, speriamo, all'utente che direttamente lo utilizza, ma sicuramente a tutta una serie di altre figure che traggono un beneficio e un vantaggio dal fatto che quel sistema informativo funzioni, che quel caso d'uso sia implementato correttamente, che venga usato, eccetera, eccetera. Allora, qua possiamo andare a elencare quali sono le figure che traggono beneficio dal corretto esecuzione di questo caso d'uso. Per fare esempio semplice, quando vi ho detto che l'addetto registra il passaggio dell'atleta, l'attore primario l'ha detto, ma l'atleta è sicuramente uno stakeholder, cioè l'atleta ha interesse al fatto che l'addetto registri il suo passaggio. Quindi porta un beneficio diretto anche all'atleta, seppur l'atleta non stia intervenendo in quel caso d'uso, non stia interagendo col sistema, però ne riceve un vantaggio. Allora, qui questo campo ci chiede di riflettere su quali sono le figure che traggono, hanno un interesse, ma traggono un vantaggio, la stessa cosa, il concetto è con gli stakeholder, da questo caso d'uso. Questo è ciò che in realtà ci serve poi in fase di progettazione più avanzata per andare poi a valutare o a negoziare con le varie persone nel caso in cui questo dovesse rimanere indietro, dovesse essere modificato, devi capire su chi impatta, no? Un'eventuale modifica di questa funzionalità. Poi, altro campo, precondizione. La precondizione è qualcosa che deve essere vera, altrimenti il caso d'uso non può partire. Quindi, questa frase, questo campo significa due cose. Uno è che prima di attivare il caso d'uso, prima di iniziare il primo passaggio del caso d'uso, devo verificare se tutte le condizioni che sono descritte qua sono verificate. Okay? Quindi deve essere fatto prima, precondizione. Poi pensiamo quali possono essere queste condizioni. La seconda cosa che ci dice però è che una volta che il caso d'uso è iniziato, io sono sicuro, assolutamente certo, che quelle condizioni siano verificate. Perché per assurdo, se non lo fossero, il caso d'uso non sarebbe iniziato. Quindi le interpreto in due modi. Sono dei controlli previ, controlli precedenti che devo fare all'attivazione del caso d'uso. Immaginate che è come se i casi d'uso che non hanno la precondizione soddisfatta venissero spenti in qualche modo dal diagramma, non li puoi usare adesso. Poi magari tra un po' sì, perché le condizioni cambiano. E quindi alcuni sono accesi e altri sono spenti. Ma quelli che sono accesi, nel momento che ci entri dentro, sei sicuro che tutte le condizioni che avevi elencato erano vere. Sono vere. E quindi le puoi assumere come assiomi, no? Come verità, all'interno. Non devi più andare a verificarle dopo che il caso d'uso è partito. Sono già state verificate prima. Se il caso d'uso è partito, vuol dire che sono vere. E quindi dentro il caso d'uso non le verifichi più. Non ha senso. Non avrebbe senso controllare se una cosa è vera, quando ti dicono già che è vera. Lo sai già. È un'informazione nota. Allora, quali precondizioni ci possono essere? Beh, ovviamente dipende dal caso d'uso. Però ci sono due tipi di precondizioni che ci sono sempre, come sempre, poiché ci sono sempre, non lo scriviamo. La prima precondizione è l'autenticazione o il riconoscimento dell'attore.
No. È ovvio che nel momento in cui dico che l'addetto registra il passaggio, una precondizione per poter registrare il passaggio è che tu sia un addetto. E come fa il sistema a sapere che tu sei davvero un addetto? Vuol dire che in un certo momento precedente ti sei registrato, ti sei fatto riconoscere come addetto, perché avevi una chat app installata, perché avevi una password, perché avevi una smart card, perché non lo so, hai fatto tre salti nel momento giusto, in qualche meccanismo attraverso cui il sistema ti ha riconosciuto. Allora, tutto questo deve avvenire, questo riconoscimento dell'addetto, deve avvenire prima che una persona qualunque si inizi a registrare il passaggio all'interno del sistema. Cioè, una persona qualunque non deve neanche vederla quella funzione, non deve neanche poterci arrivare, figuriamoci attivarla. Ok? Quindi il fatto che un caso d'uso sia attivabile solamente dagli attori che ne hanno diritto è una precondizione implicita. Quindi, dicevo, talmente ovvia che nel momento in cui stiamo programmando, ovviamente lui deve essere riconosciuto dal sistema. Non lo scriviamo qua, non scriveremo mai qua, diciamo, l'addetto è stato riconosciuto dal sistema. Non serve, sarebbe uno spreco di inchiostro. Ma la seconda metà la seconda faccia della precondizione è quella che invece ci ha qualche problema. Vuol dire che dentro lo sviluppo del caso d'uso, nei passaggi che vedremo tra un attimo, nei vari step numerati, non dobbiamo autenticare o verificare o fare il login all'utente. Perché è già una precondizione verificata nel momento in cui entra nel caso d'uso che lui sia stato riconosciuto, punto. Quindi dei casi d'uso, la cui descrizione inizi con... Cioè voi ci immaginiamo, devo arrivare al sistema, vabbè, devo fare il login e poi dopo fare la stessa cosa. Ecco, la parte del login è esterna al caso d'uso, è precedente. Sarà un caso d'uso a parte che, come ti avevamo modellato l'esempio della volta scorsa, è riservato agli utenti non autenticati, per autenticarsi. Ma viene fatto lì. In tutti gli altri casi d'uso, nel momento in cui do il nome dell'attore, presumo già che lui sia già autenticato. Quindi dentro lo sviluppo dei casi d'uso non mettetemi mai tutto ciò che ha a che fare con la registrazione, il login, il riconoscimento, la password, eccetera. Ok? Questa è una prima conseguenza pratica che deriva dall'esistenza di questa precondizione implicita. Questo è ovvio adesso che stiamo dicendo, però poi salta poi fuori tra qualche mese negli esercizi, no? Che mi mettete punto 1, l'utente si l'attore si autentica al sistema. No, non è il punto 1, era prima. Se non fosse autenticato non sarei neppure arrivato al punto 1. Allora, questa dell'autenticazione dell'attore è la prima precondizione implicita, ovvia. C'è una seconda precondizione implicita, che è tutto ciò che deriva dal diagramma dell'attività. Noi nel diagramma dell'attività, prendiamo questo esempio solo perché ce l'ho già aperto, avrò ovviamente scritto che la pubblicazione della graduatoria non può avvenire prima che la gara sia finita, in particolare prima che il giudice abbia preparato la graduatoria da pubblicare. Così come nel percorso del token si può arrivare alla registrazione di un passaggio solo dopo che la presenza e quindi la partenza è stata convalidata. Qui dal diagramma di caso d'uso non si vede, ma nel diagramma di attività certo che si vede. Quali sono le condizioni logico-temporali, così le continuiamo a chiamare, che governano quale operazioni possono essere fatte in quale momento. Allora, è come se lì ci fosse tutta una serie di condizioni booleane, vero o falso, che si applicano a ciascuno di questi casi d'uso, che descrivono, pescando dalla conoscenza che il sistema ha del processo, quindi l'attività che è implementata in qualche modo dentro il sistema, sa se questo caso d'uso è attivabile oppure no. Sulla base del processo. Il token c'è oppure no. Quindi, detto con parole semplici, un'altra precondizione è che il token deve essere arrivato al posto giusto. Cioè che tutte le condizioni logiche, temporali, descritte nell'activity diagram siano soddisfatte, affinché
il caso d'uso corrispondente all'azione abilitata nel diagramma di caso d'uso o nel diagramma di attività possa essere svolta. No? Quando facciamo il diagramma di attività, diciamo il token arriva qua, arriva in ingresso un'azione. Allora, cosa vuol dire quando c'è il token in ingresso? Vuol dire che quell'azione è abilitata, è possibile farla. Il sistema informativo sa che deve permettere all'utente di poter fare quella cosa. E questo qua si traduce dicendo la precondizione per quel caso d'uso diventa vera, sì, è soddisfatto. Se invece il token non è arrivato ad abilitare quel blocco, la precondizione non sarà soddisfatta. E quindi quel caso d'uso in quel momento è disegnato, ma in quel momento è spento, è disabilitato, è staccato, è in grigio. Nuovamente, questo, poiché noi facciamo, se noi descrivessimo solo i casi d'uso così, lo dovremmo spiegare quali sono le condizioni. Allora, chi ci può arrivare solo quando l'utente si è iscritto, è partito, eccetera. Ovviamente, perché è importante. Ma noi questa informazione ce l'abbiamo già, ce l'abbiamo nel diagramma di attività. Quindi non stiamo a riscriverla qua. Ok? Perché nel nostro ipotetico documento dei requisiti c'è sia il diagramma di attività che il diagramma dei casi d'uso, che la narrativa dei casi d'uso, quindi non stiamo a ripetere informazioni che già ci sono. Okay? Quindi questi due tipi di precondizioni sono sottintese. Quindi non ci dobbiamo preoccupare, ma le possiamo utilizzare sapendo che. Okay? Quindi anche qua dentro il caso d'uso non vado mai a verificare, non ci sarà mai un passaggio in cui l'addetto verifica che l'atleta sia effettivamente partito o sia presente, no, perché se non fosse presente il processo non sarebbe arrivato lì. Quindi non le devo più verificare, le posso dare per scontato che siano vere, dare per già accertato che siano vere. Sono delle assiomi, è una verità da non mettere più in discussione. Poi oltre a queste due precondizioni ce ne possono essere ovviamente altre. Possono essere altre, in parte anche non dipendenti dal processo, no? Però non so, l'utente può prelevare se il suo credito è maggiore di tot. Allora, il fatto che il suo credito sia maggiore o minore di un tot non è un'informazione che ho nel diagramma delle attività, ma è un'informazione che ho nel diagramma delle classi. In cui ci sarà per l'utente il credito e il credito un certo valore, il valore di un attributo. Quindi ci possono essere una serie di condizioni che dipendono, diciamo, soprattutto dal valore degli attributi delle classi relative a quell'utente. Quelle il diagramma di processo non le vede. Se le vede quando solamente nel blocco di choice, quando dici ma se questo è maggiore o minore vai da una parte oppure vai dall'altra. Però davanti ad ogni caso d'uso possiamo mettere una condizione, se ci serve, che dice guarda che perché questo sia possibile deve essere verificata una certa cosa. Ad esempio, non so, è impossibile in quella gara arrivare in meno di 10 ore. E quindi la funzione arriva, non è attiva se lui non è partito da almeno 10 ore. Ma questo non c'è nel diagramma dell'attività, perché nel diagramma dell'attività hai tutto il flusso in cui la gara gira, gira, eccetera, arriva. Però potrebbe essere, se vogliamo, una protezione in più che il sistema dà, che non ti permette di attivare neanche per sbaglio quella funzione se non è passato un certo tempo minimo per attivare. Quindi, oltre alle due precondizioni che sono sempre presenti, cioè l'autenticazione dell'utente e ciò che prescrive il diagramma delle attività o i diagrammi delle attività, possiamo aggiungere altre condizioni che ci possono servire, che servono a impedire che quel caso d'uso sia utilizzabile dagli utenti, se non sono vere. Se dovessi dire, probabilmente una precondizione dobbiamo indicarla forse nel 5% dei casi, ecco, tanto per darci un'idea di quanto. Ci sono dei casi in cui è opportuno indicarla, in altri casi no. Poi abbiamo questi due campi di garanzia. Sono garanzie che il sistema dà. Nel descrivere il caso d'uso, il sistema può, c'è l'asterisco, è opzionale, possiamo descrivere che il sistema garantisce certe proprietà, che certe cose siano avvenute,
qui lo dice che il sistema ha protetto gli interessi degli stakeholder sia nel caso minimale che nel caso di successo. Allora, il caso di successo è il caso in cui effettivamente l'utente, l'attore primario, sia arrivato al proprio obiettivo, abbia raggiunto l'obiettivo che si è posto, che abbiamo descritto nel campo di intenzione. Allora, la garanzia è ciò che il sistema informativo ti garantisce, ti promette che sia successo. L'esempio della nostra gara, nel caso del giudice che registra l'arrivo del partecipante, allora la garanzia è che il partecipante viene incluso nella graduatoria, perché è arrivato. Ma solo se è intervenuto successo. Sì? Quindi ci descrive lo stato del sistema. C'è una cosa di cui siamo sicuri che ci sarà dentro lo stato del sistema, quindi nelle variabili del modello concettuale, se questo caso d'uso arriva a termine con successo. Cosa che invece non era sicuro prima. Non era detto che senza eseguire questo caso d'uso non era detto che fosse vera. No, tanto se era già vera prima non è derivante dal successo del caso d'uso. È una cosa che prima poteva non essere vera, tendenzialmente non era vera, ma lo diventa grazie a questa azione. Ti sei iscritto all'esame. Prima non lo eri. Però, come sempre, qualcosa può andare storto. Allora, in questi casi, soprattutto se il processo complicato è, diciamo così, rischioso, nel senso che se fai certe cose potresti rischiare di non tornare indietro, il caso d'uso può anche dichiarare quali devono essere le garanzie minime. Cioè le cose che il caso d'uso garantisce, che il sistema deve garantire durante lo svolgimento di questo caso d'uso, in ogni caso, sia che il caso d'uso abbia successo, sia che non abbia successo per qualche ragione. Cioè stiamo scrivendo un bancomat, una garanzia minima di successo è che se la macchina non ti dà i soldi, non ti ritrovi d'accordo. Nel caso di successo è che la macchina ti dà i soldi e li togli dal conto. Il caso minimo è che se non ti dà i soldi almeno non te li tolgo dal conto, non è che te li scala e però poi non ti dà il contante. Perché nel frattempo tu hai premuto il tasto rosso, oppure il sistema si è bloccato, oppure si è inceppata la macchinetta per qualche motivo. Quindi anche nel caso in cui qualcosa vada storto, quali sono le garanzie che il sistema mi dà? Le protezioni in certo senso che dobbiamo implementare nel sistema informativo. Ha senso ovviamente, faccio esempio il banco, per operazioni che se lasciate a metà potrebbero rimanere in uno stato incoerente. Allora dice no, guarda, o arrivo fino in fondo e allora ti garantisco questo, o se per qualche motivo non riesco ad arrivare fino in fondo, ti garantisco, una cosa semplice, che non cambia nulla. Non è cambiato nulla, oppure che l'altro esempio, mi voglio scrivere un esame, non è il caso della nostra costruzione, però magari mi voglio scrivere un evento e questo evento è già pieno. Quindi nel caso di successo tu sei iscritto, nel caso minimo puoi dire se hai messo in lista d'attesa. Non è avuto successo, ma comunque è valutato il sistema che lo garantisce. Poi, una volta che sei in lista d'attesa, non è detto che tu possa entrare. Quindi, è possibile indicare questi due livelli di successo nel caso in cui... le due livelli di garanzia per il caso tuo. Poi abbiamo un campo, questo è facile, il trigger, il grilletto, ciò che fa sparare il caso d'uso. Cioè, qual è l'evento che causa l'inizio di questo caso d'uso. Evento vuol dire qualcosa che è successo o nel mondo esterno o dentro il sistema informativo che fa sì che questo caso d'uso deve essere iniziato. Allora, nel caso normale non esiste questo campo trigger, perché un caso d'uso inizia quando l'utente lo richiede.
Quindi non è un evento che si è scatenato, che il sistema ha rilevato, eccetera, semplicemente l'utente ha attivato quella funzione. Questo è collegato, se vi ricordate, alla freccia che collega l'attore col caso d'uso. Dicevamo, normalmente abbiamo disegnato una linea non orientata, no? Senza la freccia, ma in realtà il formalismo ci permette di disegnare una freccia orientata. E ci eravamo detti, la freccia indica chi fa il primo passo, chi inizia l'azione. Normalmente, ci siamo ancora detti, l'azione inizia dall'attore e quindi in quel caso non stiamo disegnando la freccia per economia. In questo caso non c'è nessun evento trigger, è semplicemente l'attore che decide di fare una certa cosa. In alcuni casi però, per esempio che facevamo mi squilla il telefono, è un'azione che inizia da un evento interno al sistema a cui l'utente deve rispondere. Allora in quel caso disegniamo una freccia che va dal caso d'uso verso l'attore. Allora in quel caso vuol dire che il caso d'uso viene iniziato dall'attore, quindi l'utente se ne stava tranquillo, lui non aveva nessun obiettivo, nessuna intenzione, ma questa intenzione gli è stata, tra virgolette, forzata dal sistema. Adesso tu devi decidere se rispondere o no al telefono. Perché lo decido io, non perché decido tu utente. E quindi la prima azione, il primo passo, l'evento scatenante è un evento interno al sistema. Allora, in questi casi, che per fortuna sono rari, indichiamo qua nel campo trigger qual è l'evento, cos'è che ha scatenato la richiesta, alla quale poi ovviamente l'utente dovrà rispondere, potrà rispondere, non è che lo obbligo l'utente, non è che deve, ma tendenzialmente speriamo che risponda. Ma e a questo punto abbiamo il sistema che ha imposto un obiettivo all'utente, non è l'utente che si è scelto un obiettivo da solo o un caso d'uso da solo. Quindi la presenza di un trigger va di pari passo con la freccia orientata dal caso d'uso all'utente e va di pari passo con chi fa la prima azione all'interno dello svolgimento del caso d'uso, in quale direzione viaggia la comunicazione. E poi c'è il cuore di tutto, questi erano tutti i campi, diciamo così, preliminari, no? Che davano un po' l'inquadramento di questo caso d'uso. E adesso arriviamo al succo, cioè allo svolgimento del caso d'uso stesso. Lo svolgimento del caso d'uso lo descriviamo con l'elenco numerato, adesso vediamo i dettagli, descrivendo uno scenario, cioè raccontiamo cosa succede. Immaginate di essere la pettegola di paese che riferisce una conversazione tra le due amiche, riferisce a una terza, ah, questa ha detto quell'altra, l'altra sai cosa ha risposto, ha risposto così, ma poi dopo lei gli ha detto questo, allora gli ha fatto vedere la fotografia di quella bambina, allora lei ha telefonato, eccetera eccetera, no? Qualcuno che osserva una conversazione e riferisce quali sono i passi di questa conversazione. Questo è il modo in cui descriviamo questo scenario. Una serie di passi in cui la cosa importante è chi parla e cosa dice in ogni passo. E chi parla può essere l'attore o il sistema, cioè nel senso che stiamo parlando di interazioni, quindi interazione vuol dire che l'attore trasferisce informazioni verso il sistema. Come? Inserendo un dato, premendo un bottone, cantando una canzone, inserendo una tessera, mostrando un passaporto o cose di questo genere. Sono informazioni fornite dall'utente al sistema in modo diverso. Oppure informazioni che il sistema fornisce all'utente. Come? Visualizzandole, leggendole ad alta voce, facendo un suono, accendendo una luce o qualche cosa. È ovvio che l'informazione che l'utente fornisce al sistema può essere fatta solamente se il sistema prima si predispone a ricevere queste informazioni. Cioè non è che posso scrivere il mio nome e darlo al sistema se il sistema non mi ha fatto prima vedere una videata in cui c'era il campo in cui scrivere quel nome, no? Quindi è un dialogo che buona parte è guidato dal sistema. È il sistema che ad ogni passo decide quali sono le cose possibili che l'utente può fare. L'utente farà una di quelle.
Però noi che siamo la pettegola che osserva non lo sappiamo questo, no? Noi osserviamo solamente i dati che vengono trasferiti. Non sappiamo cosa c'è nella testa né dell'uno né dell'altra, sono abbastanza vuote queste teste, ma non ci interessa qua. Noi andiamo a raccontare cosa è successo. E lo raccontiamo però, visto che queste due si incontrano ogni giorno più o meno si racconta la stessa storia, con qualche variante. Anche qua dobbiamo tener conto delle varianti, cosa può succedere a un certo punto. In realtà noi stiamo facendo il modello di quello che si potranno dire, in ogni casistica possibile. Allora, per fare questa variante, non ci dobbiamo neanche mettere a scrivere il programma con tutti i casi possibili. Allora, quello che conviene fare è descrivere, prima, quello che chiamiamo lo scenario principale di successo. Cioè lo scenario nel quale va tutto bene, nel quale l'obiettivo fornito, l'obiettivo che aveva l'utente, l'attore primario, viene raggiunto nel modo più semplice, più diretto, più naturale. Non dico più breve perché a volte magari sono delle scorciatoie che però non è il modo normale di usare, no? Quindi, però è uno scenario normale, cioè tu progetti questo coso d'uso affinché gli utenti lo eseguano così, quando va tutto bene lo eseguiranno così, fine. E quindi questo coso d'uso inizierà sempre come primo passo con o l'utente o il sistema che fa qualcosa, e normalmente sarà l'utente salvo che ci sia un trigger o il sistema che inizia, e come l'ultimo passo sarà che l'obiettivo sia raggiunto. Cioè l'ultimo passo del scenario principale di successo è il raggiungimento del successo. Il caso d'uso termina con successo. Inizia in qualche modo, inizia col trigger essenzialmente, o con l'utente, e termina con successo. Quindi lì vado a descrivere non cosa potrebbe succedere, ma cosa succede nel caso in cui tutto vada bene. Poi ovviamente so che ad ogni passo potrebbe succedere qualcosa di diverso da quello che succederebbe nel caso migliore. Allora, questo qualcosa di diverso, queste differenze rispetto al caso migliore, le andiamo a descrivere in una parte di estensione, estensione o eccezione, secondo altri la chiamano in modo diverso, ma il concetto è lo stesso, in cui andiamo a raccontare le variazioni rispetto allo scenario principale di successo. In quali altri modi potrebbe andare se non va nel modo migliore? Il modo migliore l'abbiamo descritto attraverso una serie di passi numerati, cioè uno step number, passo 1 cosa viene fatto, passo 2 cosa viene fatto, eccetera, eccetera. Le estensioni le descriviamo indicando il numero del passo modificato e poi una lettera A, B, C, D che sta a indicare la variante, no? Perché al passo 2 nello scenario principale potrebbe invece succedere il passo 2A oppure potrebbe succedere il passo 2B perché sono cambiate delle condizioni diverse. E a fianco ovviamente indichiamo qual è la condizione, qual è il motivo per cui sono caduto in 2A e non sono potuto andare avanti nel passo 2 normale. Quindi se l'utente sbaglia di scrivere il PIN, allora no, il passo 3 non sarà l'utente sceglie l'importo, ma il passo 3A sarà l'utente rimette il PIN perché non l'ha sbagliato prima. Ricordiamoci che noi stiamo osservando un'interazione, per cui non possiamo sapere cosa ha fatto l'utente di sbagliato, possiamo solo vedere cosa gli dice il sistema. Poi lo vediamo nell'esempio, non scriveremo l'utente ha sbagliato il PIN, ma il sistema segnala che il PIN è errato. Perché il fatto che l'utente abbia sbagliato il PIN è un'informazione che ha il sistema nel momento in cui lo controlla, ma noi dentro il sistema non possiamo vedere. State ad abituarsi a scrivere le cose in questo modo. Ok, quindi questo saltiamo. Come li scriviamo questi passaggi?
conviene essere molto semplici, cioè frasi schematiche che descrivono Tizio dice una cosa a Caio. E deve essere chiaro a chi tocca, chi ha la palla. No? Adesso a parte questa chiacchierata tappettevole, ma questa descrizione di casi d'uso io la simulo spesso a una partita di ping pong, no? In cui tu, il primo batte il trigger, o l'utente o il trigger batte il servizio, e poi la pallina alternativamente va da una parte all'altra. È estremamente raro, ma è impossibile nel caso del ping pong, perché nel caso dei casi d'uso è estremamente raro che lo stesso lato trasmetta due volte senza che in mezzo ci sia stata una risposta dell'utente. Cioè tu inserisci un dato e il sistema reagisce al dato che hai inserito e tu reagisci a ciò che ha fatto il sistema, magari inserendo un altro dato, cancellandolo, e allora il sistema rireagisce a quello che hai fatto tu. È sempre una condizione in cui si sa se sono io che sto aspettando il sistema che mi risponda oppure se è il sistema che sta aspettando che io faccia qualcosa. Non è mai ambiguo. Anche nei giochi in tempo reale si sa se devi giocare oppure stai c'è una musichetta tra un livello e l'altro, cioè, e quindi stai semplicemente aspettando. Quindi è sempre, è praticamente sempre chiaro, no, praticamente è sempre chiaro, deve essere sempre chiaro a chi sta la palla, chi è il prossimo che deve fare un'azione. E quasi sempre il prossimo che deve fare azione è alternato tra utente e sistema, utente e sistema, utente e sistema. Dove nei casi d'uso normali, quelli senza un trigger, la prima azione dell'utente, la seconda del sistema, la terza dell'utente, la quarta del sistema e così via. Quindi l'utente si prenderà i passi pari, dispari, scusate, 1, 3, 5, e il sistema si prenderà i passi pari, 2, 4, 6. Nel caso invece in cui abbiamo un caso d'uso attivato dal sistema, quindi che è un trigger, sono invertiti tre ruoli. Il sistema va il passo 1, l'utente risponde col 2, il sistema risponde col 3, l'utente risponde col 4 e così via. Quindi sarà il sistema con i passi dispari e l'utente con i passi pari. Probabilmente se ci sforziamo mezz'ora riusciamo a inventare un caso in cui sia utile che l'utente prenda due volte il tasto senza che il sistema risponda, ma mi sembra molto artificioso. Visto dal punto di vista di un osservatore esterno, qui parla di un bersaglio, l'ho chiamato la pettegola, e fa vedere che il processo va avanti e mostra come ci si avvicina nei vari passi all'intenzione finale. Questa frase qua mostra l'intento come movimento. È uno slogan che ci ricorda che in questa fase stiamo ancora specificando un sistema che ha da venire, deve ancora essere costruito. Quindi conviene in questa specifica non essere ancora troppo dettagliati sul meccanismo specifico con cui lo scambio di informazioni avviene. Se io dico l'utente inserisce la data di nascita, mi va bene. Se dicessi già l'utente seleziona da un menu tendina il giorno, il mese di nascita e l'anno di nascita, già mi piace di meno, perché quel che mi interessa è l'informazione che viene veicolata in questo caso, cioè la data di nascita. Come il movimento, cioè l'azione specifica, lasciamola decidere in una fase successiva, magari un menu tendina, magari un calendarietto, magari semplicemente lo scrive. Perché dobbiamo forzare adesso un'implementazione specifica, no? Che poi magari appunto questa cosa qua su un'interfaccia web viene implementata in un modo, su un'interfaccia mobile sicuramente il settore di data sarà completamente diverso. Quindi cerchiamo sempre qua di concentrarci, ma ci conviene perché dobbiamo, diciamo così, inserire meno informazioni, concentrarci sull'informazione scambiata. Quindi quali dati ti sto dando? Quali dati sto ricevendo? E non come sono messi. Cioè che il sistema mi dia l'elenco dei nominativi iscritti, che questo elenco sia un elenco puntato, che sia un elenco numerato, che sia una tabella, che siano delle figure di immagini con le fotine della faccia delle persone, alla fine l'informazione è sempre la stessa. Poi esteticamente può essere più o meno bella, più o meno completa,
e poi ce ne preoccuperemo di questo lato, di questo aspetto. Però la cosa importante è che l'informazione che il sistema fornisce è un elenco di persone. Questa è la parte importante a livello del caso, dello svolgimento del caso d'uso. Poi come viene visualizzato questo elenco sarà oggetto del prossimo capitolo, in cui ci preoccupiamo dell'interfaccia, tra cui ad esempio uno dei problemi sarà, ma questo elenco è breve o lungo? Ci sono 5 nomi o ci sono 50? Perché ovviamente lo dovrò visualizzare in modo diverso. Allora sono domande diverse. Siamo già proprio nello specifico del singolo passaggio e ci chiediamo qual è il modo migliore di mostrare un'informazione o di catturare un'informazione data una certa serie di conoscenze. Invece qui non ce ne preoccupiamo ancora. Non descriviamo i controlli. Come dicevo prima, non diciamo mai il sistema controlla se i dati sono corretti. Diremo eventualmente il sistema segnala che i dati sono errati. Oppure non segnala ben niente e va avanti perché i dati non sono corretti. L'azione di controllare dei dati o di verificare, validare certi dati non è un'azione visibile all'utente. Io come osservatore vedo che l'utente ha fornito dei dati al sistema e vedo che il sistema si lamenta. Oppure l'utente fornisce i dati al sistema e il sistema non solamente va avanti, fornisce l'informazione relativa al passaggio successivo. L'azione del controllare i dati non la vedo mai. Vedo sempre l'effetto dell'esito di questo controllo. L'effetto può essere un messaggio d'errore che viene messo a seguito dell'esito negativo del controllo. Ma l'esito negativo e il controllo stesso non li vedo. So che c'è, lo immagino. Di nuovo cerchiamo di essere minimalisti, se dobbiamo descrivere ciò che vediamo, basta, descriviamo solo ciò che vediamo, non facciamo dietrologia sul perché la macchina, il computer gli ha dato quell'errore, come ha fatto a controllarlo, gli ha dato un errore, appunto. Poi ovviamente chi dovrà poi implementare la logica di validazione, dovrà mettersi lì e immaginare tutti i casi possibili in cui i dati sono corretti e quelli in cui sono errati, ma non è questo lo scopo del CAS2. Quindi, come sempre, lo sforzo che dovremo fare sarà ritagliare la nostra visione del sistema con le lenti dello scambio di informazione visto da un osservatore esterno. È possibile, ma poi lo vediamo negli esempi, in questi passaggi fare un minimo di controllo, tipo ripetere certe parti, perché magari devi inserire dei dati, o inserire un elenco vuol dire che devi inserire più volte una certa voce, quindi devo riuscire a fare dei loop o devo fare dei passaggi che possono avvenire in qualunque ordine, mettiamo una notazione. Questo non è un linguaggio di programmazione, è semplicemente un formalismo ordinato per descrivere cosa succede, quindi ci possiamo anche permettere a volte di fare qualche annotazione di questo genere. Non facciamo l'esercizio che c'è sulle slide, facciamone uno che arriva da noi, no? Così con sulle slide già lo vedete. Prendiamo il nostro esempio con cui siamo andati avanti, scegliamo un caso d'uso particolarmente interessante e proviamo a implementarlo. A descriverlo fino a questo punto. Caso d'uso livello dunque diagrammi dei casi d'uso. Scusa? No, pensavo ci fosse un suggerimento di quale fare. Vaccinazione era questo. Questo è particolarmente complicato, magari lo facciamo per secondo.
possiamo partire da questa famiglia con tutte le elenco vaccinazioni. Ok? Allora, è un caso d'uso di sola lettura essenzialmente. Come lo descriviamo? Allora, descriviamolo, prendiamo un file di testo e cominciamo a scrivere dentro i vari campi previsti dal nostro template. Quindi lo use case che stiamo descrivendo è consulta elenco vaccinazioni. L'attore primario lo scrivo subito, in realtà nel template viene dopo, ma è tanto comodo scriverlo subito, è la famiglia. Allora, cosa dobbiamo descrivere su questo caso d'uso? Torniamo indietro. L'ambito, lo scopo. L'ambito di questo caso d'uso è ovviamente il sistema informativo, in questo caso potremmo dire la parte di gestione dei vaccini. Se noi abbiamo fatto, come in questo caso, non sempre l'abbiamo fatto, non sempre lo faremo, un diagramma di casi d'uso a livello summary, allora come scope, come ambito del caso d'uso a livello user goal, possiamo mettere il nome del summary. Quindi in questo caso si chiamava controllo vaccinazioni. Che è il caso d'uso a livello summary, che contiene questo, che è l'ambito nel quale è stato sviluppato questo. Se invece non abbiamo fatto il diagramma del caso d'uso a livello summary, ci mettiamo la descrizione di qual è la parte del sistema che si occupa di questa funzionalità. Livello user goal. Intention in context. Intenzione nel suo contesto. Contesto in cui l'attore primario lo vede. Quindi l'intenzione del caso d'uso consulta elenco vaccinazioni è che la famiglia descrivo cosa voglio ottenere. Okay? La famiglia quindi vuole conoscere lo stato delle vaccinazioni di uno dei propri figli. Lo stato di vaccinazione di uno dei figli. Poi se si accorge degli errori per estensione potrà volerlo correggere, ma quello è un altro caso d'uso. Per ora abbiamo visto solamente la consultazione. Quando nella nostra descrizione avremo mostrato alla famiglia lo stato di vaccinazione del figlio, abbiamo raggiunto il successo. Cioè la frase che mettiamo qua di fatto ci dice quale sarà l'ultimo passo del nostro scenario principale di successo. L'ultimo passo è fargli vedere questo. Bisogna arrivare fin lì. Caso d'uso magari a due passi soli oppure ne ha 20, dipende quanto è difficile arrivare al successo. Attori di supporto non ce ne sono. Perché se la famiglia è davanti al computer non è che c'è il gatto che debba prendere la zampina in qualche momento. Altri stakeholder potrebbe esserci la scuola. Il medico non ne può fregare di meno del fatto che la famiglia visualizzi queste cose, non ha un interesse diretto. La scuola sì, perché se le famiglie non verificano questi vaccini non la confermano, poi non si ritrova in rete. Quindi le stakeholder interest, vabbè, ovviamente c'è la famiglia, perché per la corretta gestione, per la corretta vaccinazione dei figli. Poi c'è la scuola per avere
elenchi completi degli iscritti. Dimmi. Si può ripeterla oppure no, nel senso che è quasi scontato. Scusa, ripeto solo la domanda per la registrazione. Se la famiglia è già un attore principale, devo metterlo anche tra gli stakeholder. Allora, normalmente l'attore primario è anche uno stakeholder. Quindi in questo caso potremmo anche lasciarlo sottinteso, non metterlo. Ci sono dei casi in cui l'attore primario non è stakeholder, cioè lo fa perché deve, non ha un interesse lui, ma allora. Però sono abbastanza rari. Quindi come regola generale possiamo darci che l'attore primario, anche se non lo riportiamo tra gli stakeholder, lo è automaticamente. In caso normale, quando le cose, le unici eccezioni sono quando fai qualcosa per costruzione, allora lo fai, ma non hai nessun interesse nel farlo bene. Precondizioni. Ci sono precondizioni? Beh, la famiglia deve essere registrata, ma questo lo so già dall'activity diagram. Il figlio deve essere nel sistema, quindi la sua anagrafica deve essere presente, ma questo c'è già dall'activity diagram. Sono tutte informazioni che sono vere precondizioni, perché se suo figlio non c'è nel sistema, non è registrato nell'anagrafica, non posso vedere le sue appartenenze. Quindi sono vere precondizioni, ma già ci sono nei diagrammi di attività, perché se non tocchi non c'è più. Quindi non abbiamo bisogno di indicarle. La domanda che ci dobbiamo fare è: ci sono altre condizioni? No. Cioè se il token arriva lì, non c'è nessun'altra condizione che potrebbe impedire alla famiglia di voler conoscere lo stato di vaccinazione dei figli. Quindi in questo caso nessuna, oltre a quelle scontate, che sono, la scrivo per la prima e unica volta questa frase, quelle scontate sottintese che sono l'identificazione dell'attore primario e più il soddisfacimento dei vincoli dati dagli activity diagram. Quindi in un caso reale questa riga non la scriviamo neanche. Se non ce n'è, è inutile metterla. Precondizione, garanzie minime e garanzie di successo. Non stiamo modificando niente, non stiamo cambiando situazione, quindi che garanzie devo darti? Che se è successo lo vedi e se non è successo non lo vedi questo elenco, ma questo è già insito nel successo del caso duro, non c'è una garanzia collaterale del fatto che se non riesci a leggere allora te le cancello tutte, cioè, no? Quindi in questo caso qui non si applica. Queste garanzie hanno senso nei casi di uso effettivamente di dispositivi in cui cambia qualcosa, allora dobbiamo dire alla fine cosa è successo. Alla fine è successo niente. Lo stato del sistema dopo che la famiglia ha visto le vaccinazioni è esattamente uguale a quello in cui era prima che la famiglia vedesse le vaccinazioni. Non ho cambiato nessuna variabile interna. Quindi questi non si applicano. Il trigger non c'è. Quindi scrivo nessuno, ma normalmente non scriviamo neppure. Perché è un'azione iniziata dalla famiglia, dalla propria madre. E arriviamo allo scenario. Allora, quali sono i passi attraverso cui la famiglia arriva a questo obiettivo? Quali sono le interazioni col sistema? Allora, diamo un dato per scontato che ovviamente la famiglia si è già autenticata.
Il primo passo, quindi sono già davanti al sistema, ho fatto il mio login, sono solo all'inizio sulla home page. La prima operazione che devo fare è dire al sistema che voglio vedere quell'elenco. Cioè selezionare la funzione giusta, no? Ho davanti a me il sito, vabbè, però il sito ha 200.000 voci, devo attivare la voce che mi serve. Quindi è un'informazione che il sistema non sa, non sa ancora cosa sto per fare. Gliela fornisco io nella mia prima interazione. Quindi l'utente, passo 1, soggetto chi è? La famiglia. Seleziona la funzione visualizza vaccini. La seleziona da un menu, da un bottone, da un'icona, non mi interessa. Okay? Sto usando il verbo seleziona perché sto facendo una scelta, l'utente sta facendo una scelta tra un insieme finito e predefinito di possibilità. Ne sceglie una. Tra le varie cose che può fare il sistema, ha scelto quella. Dal menu, da un bottone, da un elenco. A questo punto cosa fa il sistema? Il sistema risponde e il sistema gli deve chiedere ma di quale figlio vuoi l'informazione? Perché siamo nella, se ci ricordiamo l'activity diagram, il primo passo è la famiglia seleziona il figlio e poi dopo il sistema gli mostrava l'elenco. Perché al momento attuale c'era scritto, l'abbiamo scritto prima, dobbiamo solo leggere quello che abbiamo scritto, di uno dei figli. Però l'informazione di quale sia la famiglia ce l'ho, perché ho per scontato che ho fatto il login. Di quale sia il figlio a cui è interessata non ce l'ho. Allora devo chiederlo. Allora, al passo 2, cosa farà il sistema? Il sistema mostrerà alla famiglia l'elenco dei figli registrati. Dicendo, ok, quale vuoi? Quindi il sistema mostra l'elenco dei figli registrati. Mettiamo maiuscolo così ricordiamo che la classe, registrati. Registrati, cioè di cui possiede i dati anagrafici. Allora, passo successivo, a questo punto la famiglia vede i suoi 18 figli e dice, ah, mi serve il 15°. Quindi, al passo successivo, la famiglia seleziona uno dei figli mostrati al passo precedente. Adesso sì che il sistema gli può mostrare l'elenco delle vaccinazioni. Sistema mostra l'elenco delle vaccinazioni del figlio selezionato. Termina con successo. Il caso 2 è finito, abbiamo vinto, abbiamo raggiunto l'obiettivo. Cioè abbiamo mostrato alla famiglia l'elenco delle vaccinazioni. Nel caso in cui va tutto bene. Scusa? Il caso dell'esenzione dal vaccino non è... Se nell'elenco delle vaccinazioni c'è una vaccinazione rispetto alla quale sono esentato, ci sarà scritto esentato anziché effettuata il. Non c'è scritto vaccinazioni effettuate. Le vaccinazioni. Quindi abbiamo una relazione tra figlio e vaccinazione, questa relazione, se vi ricordate, potrebbe essere o attraverso vaccino effettuato o attraverso codice di selezione. Quindi le va pescare tutte e due e ovviamente le visualizzare in modo diverso. Qualcuno l'avrebbe potuto pensare in modo leggermente diverso,
Io qua ho presupposto che la famiglia mi mostrasse l'elenco dei figli in una tendina, in una lista, in una tabella, chi se frega, e io semplicemente dovessi pigiare su quello giusto, selezionare quello giusto. Qualcun altro potrebbe dire che al passo 3 invece la famiglia inserisce il nome del figlio. Desiderato, richiesto. Allora, sono due cose diverse concettualmente. Il fatto che la famiglia scelga una voce tra un elenco possibile che è già stato predisposto dal sistema, oppure la famiglia inserisca un dato nuovo. Il verbo selezionare presuppone che tu selezioni da un elenco che esiste. Il verbo inserire presuppone che tu inserisca un dato nuovo da zero. Ok? Quindi facciamo attenzione. Sono sempre dati che l'utente fornisce al sistema. Ti fornisco il nome del figlio a cui sono interessato. In un caso lo fornisco selezionandolo da un elenco che ho già. Nell'altro caso lo immetto in una casella di testo. Allora, se fosse così, vorrebbe dire che il passo 2 non può essere la famiglia mostra l'elenco dei figli. Il sistema non mostra l'elenco dei figli, perché poi sarebbe veramente sadico che ti mostro l'elenco dei figli e ti obbligo a riscrivere il nome sotto. Ok? Allora, cosa fa il sistema in questo caso, se lo stiamo immaginando in questo modo in cui stiamo chiedendo alla famiglia di scrivere il nome del figlio? Nel passo 2 semplicemente il sistema predisporrà un campo in cui scrivere il nome. Quindi il sistema mostra un campo per inserire il nome. E allora la famiglia inserisce il suo nome. E poi il passo 4 può essere benissimo che il sistema mostra l'elenco delle vaccinazioni di quel figlio. Allora, a parità di costo, preferisco il primo, no? L'utente sbaglia di meno, deve fare meno lavoro. È un elenco che io ho già, quindi perché non facilitare l'utente nel fargli scegliere una voce, un'opzione che è sicuramente giusta? Perché poi il problema del caso 3 è che se lui inserisce il nome sbagliato, tendenzialmente uno sa come si chiamano i figli, ma magari è un errore di battitura, ecco. Allora devo gestire a livello di caso d'uso il fatto che lui ha inserito il dato sbagliato, torno indietro e devo farci reinserire, eccetera, eccetera. C'è più lavoro per l'utente, più lavoro per chi ha implementato il sistema. No? Quindi è un po' idiota, no? Ricordate questa parola idiota tutte le volte che dovrete per la 18ª volta riempire dentro un modulo del Politecnico il vostro nome, cognome e matricola. Lo tengo perché magari ci ragioniamo dopo su come gestire questo. Quindi questo è lo scenario principale di successo in cui tutto va bene. La domanda successiva da farci è: e se qualcosa non va bene, come la gestiamo? Ok? Devo tenervi in sospeso con l'ansia perché prima andiamo a prenderci un caffè, poi dopo rispondiamo. Facciamo un quarto d'ora di intervallo.